Dottoressa Raciopi, ci può dire quali sono le indicazioni di policy a livello internazionale che vengono date dall'Organizzazione Mondiale della Sanità su questi temi? Allora, l'Organizzazione Mondiale della Sanità si occupa di questi temi oramai direi da una ventina d'anni. Abbiamo cominciato con dei colleghi a guardare in particolare alla relazione fra trasporto, ambiente e salute, con particolare attenzione alle città, perché le città sono i luoghi in cui abbiamo le maggiori opportunità per agire e per dare benefici alla maggior parte della popolazione. Noi lavoriamo insieme ai ministeri del trasporto, dell'ambiente e della salute di tutta Europa, dei 53 paesi della regione europea, in una piattaforma che li aiuta a condividere esperienze e a scambiare conoscenze. In particolare ci stiamo preparando per il 2019, quando l'Austria a Vienna ospiterà la quinta conferenza di alto livello dei ministri dell'ambiente, del trasporto e della salute. E una delle aspettative che noi abbiamo è che in quell'occasione verrà adottato un piano paneuropeo per la mobilità, per la promozione della mobilità ciclabile. Ecco, direi che questo è un elemento di sviluppo di indicazioni politiche molto interessante. Ci dice che a livello internazionale esiste oramai una sensibilità ed una comprensione del ruolo fondamentale che la mobilità attiva può giocare all'interno del sistema più ampio dei trasporti e della pianificazione urbana. E quindi questa attenzione si sta traducendo sempre più in forma di azioni politiche, in forma di supporto. Per esempio, speriamo di poter creare un grande network internazionale di focal points, di persone che hanno la responsabilità per la promozione della mobilità ciclabile nei diversi paesi europei, proprio per poter facilitare la messa in comune delle conoscenze che sono già disponibili, ma anche per poter portare nuove conoscenze, nuove idee laddove la sperimentazione sta iniziando. Quindi per l'Organizzazione Mondiale della Sanità è molto importante sostenere i governi e sostenere le popolazioni nel raggiungimento, per esempio, degli obiettivi almeno minimi di attività fisica regolare, che sono, lo ricordo, 150 minuti di attività fisica di intensità moderata nell'arco di una settimana per la popolazione adulta. Ma noi raccomandiamo di raggiungere un'ora al giorno almeno di attività fisica per i bambini e per i ragazzi. Quindi sono degli obiettivi che certamente non si possono raggiungere semplicemente facendo, non so, attività fisica sotto forma di palestra o quelle due volte alla settimana in cui si riesca magari ad andare a nuotare. Sono delle raccomandazioni che richiedono la reintroduzione dell'attività fisica in ogni aspetto della nostra vita quotidiana. E quindi cominciando per esempio dall'attività che possiamo fare quotidianamente nelle nostre città, semplicemente quando ci spostiamo per fare ciò che dobbiamo fare ogni giorno. E quindi cerchiamo di supportare i governi nel mettere in atto quelle strategie, quelle politiche, quelle opere che saranno necessarie per far sì che questo cambiamento possa avvenire. E ripeto, si tratta di un cambiamento positivo su tutti i fronti, perché è positivo sul fronte della salute, ma è positivo sul fronte dell'ambiente, perché ci aiuta a ridurre l'inquinamento atmosferico, l'inquinamento da rumore e anche le emissioni dei gas serra. Quindi possiamo fare qualche cosa di buono nello stesso tempo su molti fronti e aumentiamo moltissimo la qualità della vita delle nostre città, rendendole sicuramente dei posti più attraenti sia per chi le voglia visitare come turista, ma anche per chi voglia fare degli investimenti.